Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dopo un bel periodo di prove, di test, di finiture, di sistemazioni, di fix e tutto quanto, è stata ultimata la botte SAC Arduino del team SAZ Modding, che appunto comprende Sbafo, Zaxis, Claude, Alex D Texturing e appunto tutta la gente che ci ha lavorato su questa botte. Appunto, dicevo, hanno tardato la pubblicazione per appunto riuscire a pubblicare una versione completa e finale senza fare V1, V2, V3, eccetera, che secondo me è la cosa migliore, riuscire a dare a voi giocatori una versione che sia più completa possibile senza aspettare appunto versioni successive, eccetera. Quindi intanto ringrazio veramente tutti quelli che ci hanno lavorato, tutti i tester, tutto quanto, compreso io che ho dato anche una mano per quanto poco, per appunto l'ho testata, ho dato appunto dei suggerimenti per delle migliorie, sistemazioni, eccetera, e appunto adesso siamo di fronte a una mod che è veramente veramente completa. È una bella mod, una bella botte, anche perché comunque, come avrete già visto nel video preview, è completa di tutti i tools, c'ha di schiera, interratori, doppi getti dietro, c'ha la lancia che nessun'altra botte ha avuto finora in Farming Simulator, quindi è una cosa veramente che molti apprezzeranno. E veramente, quindi faccio i miei complimenti per veramente lo sbattimento, tra virgolette, che ci siamo fatti tutti quanti, perché appunto fare una mod con questo carico di tools piena di script, funzioni, eccetera, non è stato facile e veramente c'è stato perso, ci siamo dedicati veramente molto a questa botte. Comunque adesso la presentazione la farò ovviamente completa, andremo in campo, ho già preparato tutti i tools qui che poi appunto andremo a vedere e basta. Quindi niente, sedetevi, mettetevi comodi perché la presentazione durerà un pochino. Allora, la trovate sempre nella categoria mod, nella sezione caro botte liquami. No, questa qui è SAC tipo B390M, è una botte, appunto tiene 26.000 litri, la potenza richiesta sono circa 160 cavalli, attenzione che comunque piena tende a pesare parecchio. Qua appunto ci sono tutti, diciamo, i crediti, vedete appunto il modello di Zaxis, le texture sono di Claude 190, Alex D Texturing, in game di Sbafo. È stata anche una collaborazione con Ago, che comunque vabbè, non c'è scritto qui, con Gabri 982, appunto per quanto riguarda texture, eccetera. Sempre nella stessa sezione trovate anche questa qui, che è quella livrea New Holland, se appunto avete piacere di metterla sotto i vostri trattori blu. Poi abbiamo tutti i tools, che appunto come vi dicevo ci sono i dischi, gli interratori, i ripuntatori, come appunto volete chiamarli. I getti doppi, questi qua dietro, che sono come quelli, diciamo, della Fliegel originale, il gettone sopra e basta, perché questo qui è un'altra mod. Ok, questa è quella blu, l'ho già attaccata sotto il T7. Comunque non ha nessuna differenza, è solo appunto la questione di texture, che c'è l'azzurro al posto del verde, non ha nessuna differenza. Per quanto riguarda modello e texture è buona, graficamente non pesa nulla, comunque la mod, diciamo, nel pacchetto completo sono 40 mega circa, quindi è anche abbastanza compressa come dimensione di dati, di file, e quindi è buona anche per quanto riguarda quel fattore lì. Per il resto, diciamo, io non l'ho mai vista dal vivo perché qui da me queste qui non ci sono, qua da me è pieno di Bossini e Ravizza, si vede qualche Valzelli ma molto molto rara, quindi mi sono affidato a loro, ho guardato qualche foto, comunque per quanto riguarda il modello ci siamo. Qua vedete anche sospensioni a soffietto dietro. Qui, mamma mamma, cominciamo già con sta ruota, porca miseria.
Eccole qui, qua ci sono sospensioni a soffietto, come dicevo. Qui dietro c'ha appunto la possibilità di cambiare i getti, fare il rompigetto oppure il getto a destra, c'ha gli spargitori, quelli laterali che si possono aprire e tutto quanto. Appunto, comunque adesso andiamo a vederla in diretta, la proviamo in tutto e per tutto. E ok, quindi agganciamo subito, andiamo a caricare, andiamo a provarla subito in campo. Qua sono sulla Sosnovka, so già che me lo chiederete. Ok. Perfetto. Vedete che già nell'F1 compaiono una marea di funzioni, quindi state ben attenti che ce ne sono parecchie da dire. Comincio subito appunto con le principali funzioni da fuori, visto che sono qui. Qui dietro appunto trovate questo pannello dei comandi che era stato anche mostrato sul video preview, eccolo qui. Ha la possibilità appunto di operare con la proboscide qui col pescante da fuori, vedete che vi esce sull'F1, cioè l'apri e chiudi tubo 1, apri e chiudi tubo 2 e fuori dentro il tubo 3. Allora l'N e il J fanno muovere diciamo il su e giù del braccio, questo qui. Il primo, diciamo, il primo movimento. L'M e il K aprono, eccolo qui. Con l'M aprite e col K chiudete. Qua vedete anche il movimento delle leve idrauliche. Il left shift e l'M danno praticamente l'uscita dello stelo, eccolo qui. E left shift e K ritornate indietro con l'ultimo stelo, eccolo qui. Appunto, se volete farlo da dentro, lo fate pure da dentro. Se volete appunto muoverlo da fuori, avete la possibilità di usare questo pannello qui. Qua, se magari qualcuno noterà che non combacia con cioè non va praticamente a toccare il coso, ma è la botte fatta così. Mamma ragazzi, veramente se sentite un tonfo sulla presentazione, è il mouse che parte perché veramente mi viene da ridere per non fare altro. Comunque, ok. È una vaschetta di raccolta, è tipo un contenitore, non è come la Bossini che è proprio il tappo chiuso e basta. Comunque, questo è il motivo perché non combacia appunto perfettamente. Qua niente, cardano è a posto. Qua avete i cavi idraulici e tutto quanto. Penso ci sia anche comunque l'impianto di frenata per i freni ad aria. E ok. Vi faccio vedere subito dietro, quando vi avvicinate appunto alla parte posteriore avete la possibilità con il tasto 1 del numpad di attivare il getto a destra, eccolo qui la curva. Se volete cambiare scarico schiacciate il tasto C e appunto vi compare il rompigetto, quello normale a ventaglio e basta. Se volete chiuderlo, lasciare senza niente, ovviamente quando spargete con gli altri tools schiacciate C e appunto avete la bocca chiusa completamente. I tools funzionano con un altro circuito, diciamo, della botte, quindi non vanno ad attaccarsi qui. Vedete che c'è questo tubo qua che esce. I tools vanno, diciamo, in un altro circuito liquami. Ok, comunque adesso andiamo a vedere che vi faccio capire anche meglio. Ma che bello che è il biogas qua della Sosnovka, veramente veramente carino. Bon, perfetto, io ricarico. Qua avete la solita lancetta del pieno vuoto che va su e giù. Facciamo il pieno così ci basta per completare tutto quanto. Lampeggianti, ci sono i doppi dietro, eccoli qui. È stata fatta anche una buona fanaleria, adesso farò diventare notte che ve la faccio vedere subito immediatamente, che è veramente veramente bella. Comunque veramente complimenti ragazzi a voi tutti perché vi siete sbattuti abbastanza per finirla. E credetemi, non è facile con tutti questi tools e tutte queste funzioni. Veramente ci abbiamo passato anche tanto tempo, è stata testata
molto, e quindi ok. Ma lol, però ho finito anche il coso. Ah no, ok, perfetto. Boh, ok, andiamo in campo. Vedete che comunque è piena, c'ha il suo peso, quindi metteteci almeno un 200 cavalli, se no veramente fate fatica, perché qua sono sul piano, ma se trovate salite eccetera diventa critica la situazione. Dio buono, cosa c'era, un cadavere. Ok, qua siamo in campo subito. Boh, perfetto. Faccio diventare notte, così vediamo subito la fanaleria. Qua piove anche, perfetto. Ok, mi sono perso, dove sono qua? Ok. Allora, abbiamo praticamente, come vedete, fanaleria, cosa dietro. Abbiamo le luci di posizione laterali sui parafanghi, abbiamo le luci dietro, quelle alte per gli spargitori, quelli che si aprono. Ok, poi seguitemi sempre sull'F1, io vi dico da lì. Abbiamo con il tasto 6 del numpad, abbiamo luci di lavoro, mamma mia, guardate che quelle posteriori, che comunque vabbè, attivano anche quelle del trattore. Eccole qui, sono quelle praticamente su questi due fari qui. Eccoli qua, spero riusciate a vedere bene. Comunque con quelle del trattore e quelle della botte avete una zona di illuminazione molto molto ampia. Con il tasto 5 avete le luci di lavoro del tubo, che è molto belle, guardate che buona illuminazione che fanno, anche quando spostate il tubo vedete che riuscite a vedere bene dove andate a pescare, quindi veramente ottimo. Ecco qui. Poi avete praticamente anche la luce di lavoro del getto con il tasto F. Guardate un attimo che... Eccolo qua, boh, perfetto. Adesso vabbè, ce l'ho puntato davanti, lo giro così lo vedete bene. Lo punto a destra. Guardate che razza di illuminazione che fa. Adesso spengo quelli dietro. No, si spengono insieme, ok. Eccolo qua. Guardate che razza di di illuminazione che fa. Una remma maiala. Eccolo qui, comunque il faro è questo qui. Ok, dopo comunque vedrete che perché serve così tanto fascio di luce. Boh, perfetto, faccio diventare giorno. E ok, allora partiamo subito con le funzioni della botte prima di vedere getti eccetera. Adesso intanto comunque ok, allora seguitemi sempre sull'F1. Abbiamo con il tasto X il dispiega carro botte sac, che ha la funzione di aprire la saracinesca qui dietro. Eccolo qui. Fate open. E a questo punto questo dà il consenso di espandere praticamente con o il rompigetto o la curva o quelli praticamente questi qui diciamo quelli laterali. Adesso apro dietro, metto un rompigetto così qui, no, perfetto. Se non aprite la valvola non li quama, perfetto. A questo punto vabbè, funziona normalmente. Eccolo qui, anche buono il suono di quando sparge. Ok, boh, io chiudo. Poi abbiamo la possibilità appunto di avere una camera posteriore con il tasto Y, eccolo qui, che ha anche la possibilità di alzarlo e abbassarlo con il tasto 4. Eccolo qui, vedete che si sposta.
Ottima sta cosa, cioè a due posizioni, non è che lo potete fermare a metà, appunto avete un su e un giù. Ok, scusate, ma faccio anche un po' di confusione ogni tanto con tutti questi tasti qua, mamma mia, che sono giorni che la testo e ancora devo memorizzare tutto quanto. Poi abbiamo la possibilità di bloccare gli assi sterzanti con il tasto Z. Quando appunto danno la possibilità di fare manovre in retro molto più facilmente, perché se, come ben sapete, se avete lo sterzante in retro non è molto semplice. Qui. Comunque si bloccano sia in retro che in avanzamento. Ok, tasto V e tasto Z lo sbloccate. Poi abbiamo appunto la possibilità degli spargitori con il left, shift e Z. Eccolo qui. Adesso non mi ricordo, scusate che guardo se... Boh, no, perfetto, vedete, dovete chiudere la bocca dietro. Eccolo qui. Boh, chiudiamo. Boh, perfetto. A questo punto avete la possibilità di spargere con questi qui. Sono molto carini. Che il particle è buono. Ok, a questo punto appunto fermate la botte, richiudete, left, shift, Z, e ora andiamo a vedere il getto che ce l'ho già attaccato. Comunque questo qui si crea cioè quando lo comprate compare sul bancale come avete visto sugli altri tre, quindi vabbè, l'ho attaccato già per comodità. Allora, il getto praticamente di funzioni supplementari dalla botte c'ha con il tasto Z, con il tasto X la possibilità di ruotare appunto l'orientamento del getto. Eccolo qui, lo potete ruotare a 360 gradi. Adesso me lo sparo in faccia. Ok. La rotazione, il tempo di rotazione è buono, quindi ottimo. Allora, vi comparirà sotto il keypad 7, che apri chiudi area di lavoro, aiuto area lavoro, c'è un attivare tasto BR, scusate, è il tasto R con ricarica lancia sac. Questa funzione qui serve per le mappe con la Manure mod, che vi dà la possibilità di attivare, di vedere la texture per terra, oppure disattivarla. Questa è, diciamo, una funzione aggiuntiva che uno può scegliere se vedere la texture o no, dipende se c'è la Manure mod o no. Poi su di Tools vi verrà attivato un'altra voce che dice: attenzione, non attivare l'operaio. Questo perché con l'helper, i tools, eccetera, qualche script va in conflitto, c'è qualche problemino che non si è riusciti, diciamo, ad aggirare. Quindi vi sconsiglia di usare l'helper con i tools e basta. Questi, diciamo, sono solo segnali di avviso. A questo punto resta solo il keypad 7 che vi dice apri, chiudi, aiuto, area, lavoro, che vi compariranno. Vi compariranno quei due coni rovesciati, che li vedete, quelli verdi, che si spostano quando spostate il getto. Questo qui serve appunto per far vedere dove arriva il getto per liquamare. E altra, diciamo, funzione molto importante, c'è il tasto V, abbassa lancia sac. Questo abbassa e alza praticamente, simula diciamo la lancia che si alza e si abbassa. Ovviamente alzandola voi ampliate e allungate l'area di lavoro del getto, e avendola più bassa vedete che i coni si sono avvicinati, quindi riducete l'area di lavoro. A questo punto vabbè, andiamo. Il particle, come ben vedete, è stato cambiato dal video preview, e questo è veramente bello, quindi complimentoni, perché mi è veramente piaciuto, molto molto bello, bravi. Comunque quando avete visto l'area potete tranquillamente togliere i coni. Eccoli qui. So che molti useranno il getto così, perché è veramente veramente bello da usare.
Boh, perfetto. Altre funzioni non ne ha, il getto appunto ha solo queste qui. Come avete ben visto, comunque l'area di lavoro è pari a quella del rompigetto posteriore, non è di più né di meno. Se appunto vedete, se allungate la lancia, arriva veramente distante a liquamare. Se voi rimanete sulla stessa linea, voi riuscite ad andare a liquamare fino in fondo dall'altra parte, guardate. Riuscite a fare veramente un'area molto ampia anche dallo stesso punto, anche alte particle quando fate da distante, che è molto bello. Mamma mia, guardate che è veramente fantastico. Bravi. L'ho già detto, sì, la terza volta. No, è veramente, veramente bello, quindi mamma mia. Ok, perfetto. Anche quando lo spegnete vedete che va giù pian piano come proprio una pioggia. Sti cazzi. Ok, boh, perfetto. Qua abbiamo concluso. Andiamo a vedere gli altri tools. Mamma mia, non mi sto neanche cronometrando neanche stavolta. Chissà quanto sto parlando. Porca miseria. Comunque c'è il dirt adesso. Ora che finiamo la presentazione, la zozziamo. Tempi di scarico sono giusti. Bancali sono prendibili tranquillamente col caricatore frontale, le forche, eccetera. Per staccare, appunto, selezionate il tool posteriore, quello che avete, schiacciate il tasto appunto stacca e appunto lo staccate, vi si crea il suo bancale e lo potete appunto lasciare dove vi pare. Andiamo ad attaccare, vi faccio vedere solo di schiera interruttori, perché appunto i getti posteriori non hanno nessuna funzione, appunto, solo gettano doppio e basta. Guardate che blocco gli assi. Qui. Attenzione che gli adapter joint dei tools sono abbastanza bassi e dovete andare parecchio indietro, quasi andare sotto la botte, perché sono abbastanza sotto, quindi all'occhio. Adesso spero di non tirare qualche porco, perché ok, perfetto, mamma mia che culo. Bon, questi qui sono gli interruttori. Anche questa cosa che non si era mai vista in nessun'altra botte, magari in qualcuna, ma non in tante. Scusate un attimo che riapro gli assi sterzanti. Ok, perfetto. Bueno, allora qui appunto gli interruttori sempre sull'F1. Avete anche la possibilità di creare i campi, quindi funziona da aratro, come avete visto sul video, ha funzioni di aratura. Anche qui vi dice di non attivare l'helper. Con il tasto V abbassate gli interruttori, ecco qui. Se non diciamo accendete gli interruttori con il tasto B, non fa nulla, quindi dovete appunto attivarla col tasto B. Vi si attiva, sentite anche il suono e appunto a questo punto potete arare e fertilizzare la terra nello stesso momento. Adesso va bene, la texture non si vedrà, ma comunque adesso dall'alto la vedremo. Bello il particle. Attenzione ai trattori con la plug spec. Sì, vabbè, scusate, il plug spec ormai non esiste più, con la real terrain, perché appunto quando andate a rifare la fila di ritorno rischiate di andare dentro col trattore sul solco, quindi state un po' all'occhio queste cose qui. Ok, spegniamo, alziamo, andiamo a creare un campo, vediamo se me lo lascia creare in mezzo qua. Così vediamo completamente tutto. Boh, permetti creazione campi, tasto O, abbassa, tasto B e attiva, tasto A. Ok, boh, perfetto. Ecco qua, creiamo un campo abusivamente. Questa cosa è veramente, veramente bella, una bella funzione, bravi. Ottimo. Prendiamo, tiriamo su. Vedete, come vi dicevo prima, all'inizio del video, che i tools hanno un altro circuito ma io sono proprio deficiente, cioè sono andato proprio in mezzo all'erba qua, porca. Mamma mia, non so se mi diverto più io o voi sulle presentazioni. Mamma mia, quante che ne succedono ogni volta. Boh,
Ok, vi dicevo, appunto, vedete come ho detto all'inizio, i tools hanno un altro circuito di scarico, come ho detto prima, sul tubo lì, vedete che si attaccano lì e non hanno niente a che fare con la saracinesca qui, anche se voi la chiudete non ha importanza, lasciate aperta non ha importanza, perché appunto funzionano in un'altra, da un'altra parte. Ok, bene. Adesso sganciamo l'interruttore, andiamo a vedere la dischiera. Che comunque più o meno ha la stessa funzione, solo che non ARA. Anche qui occhio a sganciare gli interattori, perché vedete che vanno un po' sottoterra. Andate avanti subito perché appunto è un problema del bancale, si è dovuto fare così, altrimenti succedeva un patatrac. Adesso non vi sto a spiegare come, cosa e quando. Blocchiamo gli assi. Vorrei fare una manovra con la telecamera, ma la telecamera posteriore, vediamo dai. Se riusciamo a farcela senza andare dietro a guardare. Io vado proprio in cerca di farmi male, ve lo dico. Mamma mia. Ok, perfetto, avete visto che la camera per chi ha occhio è buona. Queste sono appunto le dischiere. Come vi ho detto prima, stesso ha un altro circuito. Non è lo stesso tubo di prima, ma è quello là più piccolino, più avanti. Eccolo qua. Oh no, aspettate che magari sto dicendo una stronzata che non mi ricordo più. Mamma mia. Ah no, scusate, no, questo qui non ha agganci. Scusate, ho fatto il mio fail. Questo non ha agganci perché l'IQAM viene appunto distribuito, le mortacci sua, viene distribuito da questi qui, che sono praticamente il pezzo centrale di quelli laterali che si aprono da questi distributori qui, quindi non si viene gettato da qui e le dischiere non hanno nessun collegamento di tubi. Scusate, sto anche andando un po' in tilt, mamma mia, non so da quanto tempo sto parlando. Allora, questo qui è appunto possibilità di abbassare la dischiera con il tasto V, eccolo qui, se non attivate appunto i liquami non ha nessuna funzione, tasto B accendete. Eccoli qua, come vi ho detto prima, sono questi qui. Voi andate avanti e siete a posto. Adesso va bene, non state a guardare che sto correndo come un cretino. Ok, questo qui è quanto. Sì, nessuna appunto funzione supplementare, questa è la sua funzione, comunque ottima. Particle sui dischi a margherita. C'è anche sia il sound dell'IQAM che anche quello dei sassi sulla dischiera, come quando si usa un coltivatore. Tasto B spegnete, tasto V alzate e siamo ok. Qua ancora gli assi bloccati. Ok, torniamo un attimo all'ovile. Bueno, scarichiamo il tools. Mamma mia, che sound che ha sto puma. Ok, scaricate pure, vi si crea il solito bancale. Come ben vedete, comunque adesso ve lo faccio vedere subito in diretta. Andrò in cerca di farmi male un'altra volta. Mamma mia. I bancali si prendono benissimo, i tools sono agganciati, sono bloccati sul bancale, quindi voi potete fare tutte le manovre che volete, che state pur sicuri che i tools non si staccano. Eccolo qua, vedete che restano agganciati. Io l'ho portati dallo shop fin qua con appunto il caricatore qui, quindi non ho avuto problemi, andate pur tranquilli, fate come volete. Ok. Altra funzione che ha la botte, che adesso ve la faccio vedere subito in diretta. Perfetto. Ha la possibilità appunto di ricaricare un'altra botte. Adesso andiamo con questa qui che è vuota. Mamma mia. Certo, uno scalino un po' più dolce potevamo farlo su quell'entrata, la porca miseria.
Ok, per appunto ricaricare la botte basta semplicemente avvicinarsi. Adesso mi avvicino un po' più in modo cristiano. Ok, vi esce appunto ricarica carobotte sac NH, vabbè, New Holland. Appunto dovete non la potete caricare dalla botte piena, ma dovete essere su quella vuota. Ricaricate e appunto vedete che il liquame passa dalla botte quella verde a quella azzurra. Non ricarica i container, quelli là verdi del crash orta del gioco, quindi fa solo da botte a botte. Bueno, perfetto. Fermo la ricarica. Ok, basta. Io ho concluso. Vabbè, il tools qua non ve lo faccio vedere, sapete benissimo qual è. Non ha nulla, diciamo, di differente da quello originale. E basta, io ragazzi termino qui, ho concluso. Se ho dimenticato qualcosa, che sicuramente magari mi sarà sfuggito, se ho sbagliato qualcosa, se ho avuto qualche imprecisione eccetera, fatemi pure sapere. Io vi ringrazio, spero vi sia piaciuta la botte, la presentazione, spero anche di essere stato chiaro. Ringrazio il team SATS per il lavoro, ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a questa mod, veramente bravi, siete stati appunto molto bravi per quanto riguarda lo sbattimento di tools, getti, tutto quanto. Quindi diciamo abbiamo una botte. Ma cazzo è andato a finire il gettone? Ah, eccolo qua. Per quanto riguarda la botte, tutti i suoi strumenti, eccetera, siete stati veramente bravi, avete avuto l'idea e appunto una botte completa così al momento non c'è. Quindi vi lascio il link in descrizione, scaricate, provate, giocateci, fatemi sapere cosa ne pensate e vi ringrazio. Vi lascio e ci vediamo prestissimo sul prossimo video. Ciao ciao!